qui al Festival di Sanremo abbiamo incontrato la bellissima Valentina. Ciao! Ciao! Senti, che atmosfera si sta respirando, che ne dici? È bello, è frenetico, tantissima gente, molto entusiasmo, molta frenesia, quindi bello, bello. Senti, tu hai vissuto un'esperienza come quella del Grande Fratello, no? Che accende i riflettori e quindi ti catapulta in una nuova realtà, una nuova vita, un po' come i giovani che arrivano sul palco dell'Ariston. Sì, noi siamo chiaramente molto isolati, quindi non ci rendiamo conto di molte cose. Qua credo che i giovani si trovano ad affrontare comunque un palco incredibile, quindi l'emozione sia diversa, forse molto più intensa, perché noi all'interno della casa non ci rendevamo in realtà conto di nulla, sei veramente come su Marte e non ti rendi conto, invece loro si rendono decisamente conto e deve essere una grandissima emozione. Lo stai seguendo questo festival? Sì, l'ho seguito, quello che sono riuscita, sì. E... ma diciamo che ci sono molti cantanti che io a prescindere stimo, mi piacciono, che sono Chiara, Fragola, poi io sono una fan di X Factor, quindi sono anche io una fragolina. E, poi mi è piaciuta molto la canzone di Annalisa, c'è il volo, ci sono diverse persone che mi piacciono, poi mi piace tantissimo Arisa e quindi... Quindi la provi come valletta. Sì, no, è fantastica. Ieri l'ho vista un po' più sciolta, e, no, ma lei è splendida, davvero mi piace tanto. E invece, tu che ricordo porti, adesso che è passato qualche mesetto, che ricordo hai della casa? Cosa ti è rimasto? Ma in realtà ci va un po' per riprendersi da là, perché in effetti è un'esperienza molto più dura di quello che si pensi, non è così semplice, diciamo, e anche dopo in effetti puoi riprendersi, poi ci sono tante cose che rimani un po' così, quando esci ti rendi conto, quindi insomma, però diciamo che tutte le persone che ho conosciuto, con cui eravamo amici, siamo tuttora amici, ero adesso a Roma, ci siamo incontrati un po' tutti, ci sentiamo continuamente, quindi tutta quella parte lì è senz'altro la parte più bella. E poi ci sono le persone, tutte le persone che mi scrivono continuamente di quanto la mia esperienza gli sia servita alla loro vita, e quindi questa è una cosa che riempie davvero il cuore. E il momento più bello nella casa è il momento più brutto? Allora, il momento più bello a suo tempo era stata la sorpresa di quello che era il mio fidanzato. Ad oggi sono un po' così a ripensarci. E poi la più brutta, le più brutte forse non si possono neanche dire, perché forse non sono andati in onda. Ha capito, qui ragazzi, riguardatevi un po' i filmati e riguardate un po' quello che accadono. chi lo sa. Allora, io adesso sì, sono in giro per... ho fatto il libro con la Mondadori, ho appunto un po' raccontato la mia esperienza. Il libro è Mi riprendo la mia vita, giustamente, con una mano sola, e appunto ho avuto questo grande onore da Mondadori e diciamo appunto, dicevo, tre quarti del libro è soltanto d'aiuto poi ad affrontare un po' qualsiasi problematica tramite un po' gli step che ho fatto anch'io, ma che poi sono gli step che fanno tutte le persone che affrontano un trauma di qualsiasi tipo. E quindi questa è una cosa. Qual è il messaggio che una cosa, se dovessi consigliare il primo indizio, diciamo, no indizio, il primo messaggio proprio da dare a tutti i ragazzi che si trovano in un momento di difficoltà? Ma quello che dico sempre è che la vita è un dono prezioso. E quindi non va sprecato. Ci sono momenti in cui magari ci sono delle cose che ti offuscano questa cosa, ed è giusto affrontarle, è giusto soffrire, è giusto piangere, è giusto arrabbiarsi, e poi è giusto anche però superarlo e renderti conto di quante cose comunque belle uno può vivere. Quindi in realtà nulla va sprecato per nessuna ragione. Ragazzi, allora restate connessi, seguite Valentina, intanto leggetela, oserei dire, insomma scopritela ulteriormente nel suo libro, e chissà, magari ci rivediamo presto, così ci racconti cosa è successo. Sì, un saluto a tutti gli amici di Fan Week, un bacio.